Tra tutti i Pokémon di ottava generazione che con Pokémon Spada e Pokémon Scudo hanno fatto il loro debutto nei videogiochi Pokémon, forse Phalanx è quello che a primo impatto mi ha più colpito. E questo perché richiama un aspetto della cultura al quale io sono profondamente legato, ossia la storia antica. E volendo essere più precisi, la storia militare antica. Già, perché Phalanx, che ho visto criticato aspramente da alcuni membri della community, non tutti a onor del vero, non può essere in alcun modo apprezzato appieno se non si ha un minimo di dimestichezza con l'arte e la storia della guerra. In questo nuovo episodio di Bruciapelo tenterò di dimostrare come Phalanx sia un Pokémon caratterizzato divinamente. E allo stesso tempo vi lascerò alcune chicchette che a mio avviso aggiungono un sacco di pepe a questo concept. Ci troviamo nella Grecia arcaica, più precisamente tra 8 e 7 secolo a.C. È bene o male in questo lasso di tempo che nella penisola greca comincerà a consolidarsi lo schieramento militare che passerà alla storia come Falange. Erede di una tradizione militare che già possedeva alcuni elementi che la Falange implementa, Phalanx è indubbiamente a livello estetico ispirato a quest'ultima. La falange oplitica, il cui nome si deve ai soldati greci che la componevano, era uno schieramento militare che prevedeva una distesa di lance in prima linea protratte verso il nemico e una serie di scudi circolari che i soldati imbracciavano sul braccio sinistro in modo tale da difendere tanto se stessi quanto il compagno adiacente. Dietro il primo muro di lance che si veniva a creare nella falange, il resto della formazione lavorava sostanzialmente di pressione, reggendo l'urto causato dall'impatto con la fazione opposta, in parte in particolar modo se anche quest'ultima era formata da una falange. È lapalissiano come l'aspetto di Phalanx si è ispirato agli opliti greci, in particolar modo oserei dire agli opliti spartani. Il pennacchio sull'elmo, tipico dei capi spartani, si fonde con la lancia diventando esso stesso l'arma di battaglia, mentre gli scudi circolari portati dai componenti di Phalanx sono pressoché identici agli scudi imbracciati dai greci. Ora, se a livello estetico Phalanx si caratterizza per molte assonanze con la fanteria greca, è molto più probabile che la sua ispirazione generale sia più da ricondursi ad un generico esercito schierato. Questo non solo perché il nome giapponese non richiama la falange, ma fa piuttosto riferimento ad un generico schieramento di truppe. Per quanto infatti lo stesso Pokédex ci narri della cieca devozione che i Phalanx sottoposti hanno verso il loro capo, e di certo quello del rispetto della disciplina era un tema che non mancava ai greci e in particolar modo non mancava agli spartani, dall'altro lato sempre il Pokédex fa delle affermazioni che fanno storcere il naso. Di Phalanx viene infatti detto che questo Pokémon durante il combattimento cambia spesso schieramento a seconda della situazione, ma sappiamo che il più grande limite della falange era proprio la sua mancanza di duttilità, e le sue debolezze, mai risolte del tutto, hanno portato alla fine del suo dominio in campo militare. In particolar modo furono proprio i romani a sbaragliare le falangi, prima greca e poi macedone, proprio grazie a schieramenti più vasti ed utili di quelli ellenici. Ed è proprio dai romani che a mio avviso possiamo cercare una chicca per quanto riguarda Phalanx, che a mio avviso sarebbe sublime. Abbiamo appurato che benché Phalanx si riferisca in generale a uno schieramento di soldati, strizza in particolar modo l'occhio ai soldati greci, che però, occorre dirlo, in Britannia non ci sono mai stati. Chi invece in Britannia ci giunse era particolarmente affamato di conquiste e desiderava avere sotto controllo l'intero mondo. E sotto certi punti di vista ci riuscì anche. Sto parlando, ovviamente, dei nostri romani. Una nota leggenda storica, ultimamente screditata da vari ritrovamenti archeologici, narra della scomparsa di una legione romana durante la difesa barra conquista della Britannia. Si trattava della legione Nona Ispanica, data per moltissimi anni come distrutta a seguito di un conflitto probabilmente mai avvenuto con i Pitti, un popolo che abitava l'attuale Scozia. Ora, i romani, durante la loro conquista abbastanza fallimentare a dire il vero della Britannia, non furono mai in grado di andare oltre il Vallo di Antonio, situato a relativa poca distanza da quella che oggi è la capitale della Scozia, ossia Edimburgo, che è curiosamente anche la città dalla quale trae ispirazione la galariana Knuckleburg. Personalmente non sono un grande fan della teoria secondo cui capovolgendo la mappa del Regno Unito si otterrebbe Galar, ci sono troppe incongruenze. Ma facendo uno strappo a quella che è la mia regola, se noi prendessimo la mappa della Britannia e la capovolgessimo come ci hanno insegnato alcune teorie recenti, il Vallo di Antonio ci apparirebbe a destra di Edimburgo. E associandola a Edimburgo scozzese alla Knuckleburg galariana, a destra di quest'ultima si trova il luogo dove Phalanx risiede. Delle rovine all'interno delle quali questo Pokémon vaga tra una tana e l'altra insieme a tantissimi altri Pokémon che testimoniano una civiltà andata distrutta. Del resto, ad oggi, del Vallo di Antonio, tanto quanto di quello di Adriano, non restano che le macerie. Personalmente non vedo in maniera così assurda che un art director come James Turner, che ricordiamo essere britannico di nascita, nel promuovere o bocciare nuovi Pokémon da inserire a Galar abbia fatto riferimento, nel caso di Phalanx, anche a questa leggenda. Altrimenti sarebbe un po' complicato spiegare che cosa c'entri effettivamente Phalanx con la Gran Bretagna. Ricordo che questo Pokémon non è ispirato solo alla falange oplitica, ma in
generale ha un esercito in schieramento, tanto che nella versione tedesca il nome di Phalanx fa riferimento non alla falange ma alla legione, che semplificando le cose era una divisione dell'esercito romano. Ah, a proposito dei Pitti, questo popolo ha disseminato per l'intera Scozia delle rune, e la più famosa di queste prende il nome di Serpente di Aberlemno, una runa con sopraincisa un serpente collocata nell'omonimo villaggio di Aberlemno situato a nord di Edimburgo. Capovolgessimo però di nuovo la cartina, questo villaggio si troverebbe a sud di Edimburgo e dunque, parafrasando il tutto in chiave Pokémon, approssimativamente nel luogo in cui, curiosamente, si può ottenere Runerigus. Coincidenze forse. In conclusione, credo che sia giusto menzionare la cura con cui Phalanx è stato trattato. Il suo moveset ha letteralmente una lore ed è stato pensato per emulare delle strategie militari. Schermaglia, contrattacco, zuffa, protezione e ultima, ma non ultima, spalle al muro. Una mossa che, tornando agli Spartani, potrebbe nascondere nella sua animazione estasiante una piccola citazione agli Spartani più famosi di sempre. Anno 480 a.C., passo delle Termopili. Dopo aver respinto stoicamente l'esercito persiano incredibilmente più numeroso, il contingente greco viene aggirato dalle truppe di Re Xerxes. La maggior parte dei soldati, in preda al panico, cominciò a fuggire in maniera scomposta, ma 300 Spartani, guidati dal re Leonida, ritrovandosi spalle a muro, con le montagne davanti a sé e l'esercito di Xerxes che stava discendendo da queste ultime alle proprie spalle il mare. Tutti i dettagli che ricorrono nell'animazione della mossa spalle al muro di Phalanx, grazie alla quale il Pokémon aumenta le proprie statistiche affrontando il nemico con coraggio, ma ritrovandosi preclusa ogni via di fuga. Mi piace pensare che un artista ispiratosi a dei soldati spartani per l'estetica di Phalanx abbia pensato nel realizzarlo anche a quella che forse degli Spartani è stata l'impresa più grande e tragica allo stesso tempo. Bene ragazzi, io direi che questo bruciapelo può concludersi qua, spero che vi sia piaciuto, se è così vi invito ovviamente a lasciare un mi piace, un commento, un'iscrizione al canale se non siete ancora iscritti, mi raccomando passate dai social per rimanere sempre aggiornati sull'attività al di fuori del canale e premete la campanella per ricevere ogni giorno i feed. Detto ciò ragazzi, noi ci becchiamo in un prossimo video!